nuovo c'è Flor su Boeing. C'è stato tutto un... Una umiliazione, una vergogna. C'è stato un malinteso, non ho sequestrato nessuno. C'è stato un gravissimo scandalo e io non posso permettere che la mia pensione abbia una cattiva reputazione. Ora la gente pensa che questa sia una casa di delinquenti. Io non ho fatto niente. Devi lasciare questa stanza. Facciamo così, lascerò la stanza, però mi dia un paio di giorni, sono senza lavoro. Non se ne parla. E poi dove li trovi i soldi per pagarmi? No, non ci dormi più qua. La prego, signora Pancia, non sia allora, cattiva. Allora, come ti avevo promesso, ti ho portato un po' di questa... Che cos'hai, Flor? Stai piangendo? Che succede? Capito che cosa mi ha fatto? Allora, che cosa le ha fatto? Avanti, glielo chiedo a lei quello che ha fatto a noi. Non ho fatto niente, che potevo fare? No, no, è inutile che continui a piangere. Tu non ci dormi più qua. No, no, non mi dica che la sta cacciando. Vuole che glielo canti e suoni? Sì. Sappia, signora Pancia, che lei è la ragazza più buona del mondo. Senta, non basta sembrare tutta casa e chiesa, bisogna esserlo. E ora fuori! No, ma come può cacciarmi così? È assurdo! Non può cacciarla perché si è sempre comportata con correttezza, paga l'affitto puntualmente. Insomma, è una bravissima ragazza, glielo so. Beh, ora basta, ma fuori, come può fuori di qua! Così una povera ragazza. Ma non si rende conto che Flor non ha nessuno, che è una ragazza sola. Lascia stare, ti dico. Comunque non ti devi preoccupare, tesoro. Questa situazione la risolviamo tra noi. Verrai a stare a casa dalla zia, ti va di venirci. E dove dormo? Combata! No, combata no, non andrai a dormire combata, però vedrai che una soluzione la troviamo. Solo devi promettermi che non piangerai più. Ora forza, andiamo via. 3751, è qui. Da Ciusa. Che schifo, santo cielo. Chiuso. In questo paese nessuno ha voglia di lavorare. Chiudono presto e poi piangono e si lamentano perché guadagnano troppo poco. In questo modo rimarrà sempre soltanto una parrucchiera di serie B. Buongiorno, stava cercando qualcuno. Sì? Sì, io cercavo la parrucchiera. Ah, no, adesso non c'è, è dovuta uscire. Comunque dovrebbe tornare molto presto. Sai a che ora torna con precisione? Non ne ho idea, non so dove sia andata. Bene, non importa, tornerò un'altra volta. Aspetti, grazie. Santa, lei voleva fissare un appuntamento. Scusa? Beh, è un negozio di parrucchiere, una tintura, una messa in piega. Scherzi, non mi farei mai toccare i capelli da una parrucchiere di quartiere. A dire il vero sono venuta per risolvere una cosa, solo questo. Tornerò in un altro momento, grazie. Oh, non sai quanto ho aspettato che me lo proponessi. Davvero? Sì, amore mio, pensavo che non lo avresti mai fatto. Ma, andiamo, tesoro, perché non avrei dovuto? Quello che più desidero è il meglio per i miei fratelli, soprattutto per i miei fratelli, per loro. Sì, ma mi piacerebbe che dicessi che è molto meglio per te, no? Sì, certo, anche per me. Amore mio, evviva, finalmente! Oh, tesoro, vedrai la festa che faremo. Sì, sarà l'evento dell'anno. Oh, beh, non penso che ci sarà bisogno di fare una festa. Ah, no, non cominciare con le tue solite storie, perché una festa la faremo, sì. Beh, non credo che il fatto che Malala venga a vivere in questa casa sia un motivo sufficiente per una festa. Non credi che il fatto che la mamma... Che cosa hai detto? Delfina, ti farebbe piacere che Malala venisse a vivere qui? Come? Mi dice che potrebbe venire a vivere con noi. Sì, sì, ho parlato un po' con lei e quindi, sai... Questo mi ha fatto riflettere molto. E così, ecco... È davvero solo questo che mi stai proponendo? Sì. Devo fare qualcosa, lo capisci? Sì, Valentina, devo fare qualcosa per poter vedere Gonzalo. Ma non sarebbe meglio che passasse un po' di tempo? Cretina, sai, cretina, sono una vera cretina. E adesso devo fare assolutamente qualcosa perché lui non pensi più che sono una cretina, lo vuoi capire? E che farai? Hai già in mente qualcosa? Ma sì, per certo che ho pensato a qualcosa, è logico. Ma no, ti devi preoccupare, non farò nessuna pazzia. Quindi ora rilassati, ma mi dovrai aiutare. Tu mi servi, ho assolutamente bisogno di te. Posso contarci? Allora ovvio. Posso contarci? Ovvio. Ovvio. Oh, Delfina? Delfina, tesoro? Dov'è Delfina? No, non è qui, è ancora là dentro con Federico. Ah, tesoro. Preparati perché molto presto qui ci saranno dei confetti. No, mamma, io devo mangiare solo cereali perché sono a dieta, ti ricordi? Delfina? Allora ti ha proposto di sposarti? No! Mi ha proposto di farti vivere qui! E io? Sta zitta, idiota! Tu hai parlato con Federico, così gli è venuta in mente questa stupidaggine! Dai, non prendertela con me, deve esserci stato un malinteso! No, tu rovini sempre tutto, mamma!
Allora? Delfina, te l'ho già detto? Sì, sì, gliel'ho detto, sì, sì. Che idea fantastica ha avuto Federico, vero mammina? Oh sì, proprio un'idea fantastica, davvero. Benissimo. Allora accetti? Sì, certo, sì, sì. Accetta, sì, sì. Ho perso la voce per l'emozione, poverina. Certo, come potevo non accettare? Lo sapevo che saresti stata dei nostri. E io? Ma sì, certo, anche tu sarai dei nostri. Cosa? La strega verrà a vivere qui con noi? Adesso... Allora stasera ceneremo tutti quanti insieme. Sì, certo, una cena di benvenuto. Sai, tesoro, a dire il vero stasera avrei pensato di portarti fuori a cena. Ah, peccato. Non rimarrete a cena per la mia prima sera in casa? No, mi devi scusare, ma è molto che non dedico un po' di attenzione alla mia fidanzata. Ah. Martin! Martin, allarme rosso! Dai, perché non la smetti di giocare alle spie e ti metti a studiare? No, ascoltami, non sto scherzando! Indovina quale strega viene a vivere qua! Di che strega parli? Malala! Eh? Sì, Malala e Sofia! Dobbiamo fare qualcosa per riuscire a impedirlo! No, aspetta, aspetta! Prima analizziamo bene la situazione. Allora, considerando che le nostre carenze affettive sono causate dalla mancanza di una figura materna, io non credo che, in fondo, sarebbe stato tanto negativa la presenza di due donne in questa casa. Forse... il loro arrivo potrebbe trasformare... Sì. Un gelato insipido e schifoso in un gelato di crema e panna, capisci? Martin, ma tu l'hai vista bene la faccia di quelle due streghe? Ah, ma che dici? Andiamo, non esagerare, su. Quelle due donne sono super pericolose. Io ti giuro che qui non ci rimango. Ma no, dai, aspetta. Che cosa vuoi fare, Thomas? Stai tranquillo, io ho una soluzione. Schnell, schnell, sbrigati, Amalia! Tavolo deve essere preparata per dare il benvenuto a Kaiser. Quale tavolo? Quattro tavoli per mangiare. Ah, sì, la tavola per... E tu che cosa fare lì fermo come statua? Tu preparare il piatto speciale per signora Mala. Lei non si intrometta nel cibo, questo è compito mio. No, ci siamo, ecco qua. Ora tiro fuori la verdura grigliata per la signora Malala. Dove essere il mio piatto senza sale? Cosa? Mio piatto senza sale. Andiamo, ho già preparato tre menù diversi, per favore. Good, calmo, calmo. Adesso io dirò a grandi e bambini di finire a tavolo. Che piatti? Ecco, pronto. Te lo brucio quel fischietto. Fede, allora io vado a dormire da Vale. D'accordo, però per favore rimanete a casa, non andate in giro. Sì, ti ho già detto che studieremo geografia. Bene, d'accordo. Vi porta Pedro. Antonio, hai visto Pedro? No, 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 no. Perché c'è il mio autista che ci sta aspettando sulla porta. Va bene. Grazie, grazie. Ciao. Niente. Stai bene, piccolo? Sì, sì, però perché Malala deve venire a vivere qua? Perché è meglio, Tommy. No, per me non è meglio. Pensi di sapere sempre tutto. Forse ti puoi sbagliare, come con la fruttivendola, o no? Tommy, per favore, non complicare le cose. Ti chiedo soltanto di trattare bene Malala e di darle retta. Certo, non ho altra scelta. Antonio, hai sentito Federico? Vai a comprare una bottiglia di buon vino per la strega maggiore. Ma oui, mon cher. Mi raccomando, Thomas, controlla questo piatto, sì, che è per la signora Malala. Certo. Eccoti un bel sortileggio. Ecco, mettilo lì. Sì. No, basta, bravo. Lascialo così. Così, poi ci così, penso un po' io. Più giù. Dai, Flor, andiamo a bere qualcosa. No, non ne ho voglia. Si vede che non ne ha voglia. No, invece non si vede affatto, mamma. Cerca di non essere sempre negativa. Ma no, io non sono negativa. Il fatto è che io me ne accorgo quando le mangio così di corsa, perché è triste, è depressa, è perché ha qualcosa che non va. Dai, batta, adesso dammi una mano. No, lasciate, per favore, non fate più niente. Il letto lo faccio io, così mi mettete in imbarazzo. D'accordo, va bene, allora me ne vado. Va bene, sì, va ciao. Pure. Ah, oggi ti ha cercato una signora. A me? Sì, ha chiesto di te. Ha un appuntamento? Volevo fissarlo, ma era di cattivo umore, molto acida. Ha detto che doveva risolvere una cosa, era molto misteriosa. Beh, io vado, ciao. Sa chi era? Ma non gli ha chiesto il nome. No, a letto ci pensi tu allora, eh? Ah, guarda. Lo ricordi? Sì. La sera la mamma me lo leggeva sempre. Certo, tesoro, come potrei non ricordarlo? Sai, non sono mai riuscita a capire perché Cenerentola accettasse di essere trattata così male. Non so perché. Io me lo immagino il perché. Perché lei si sentiva sola.
Ma questo che cosa c'entra? Anche io sono sola. Anzi, sono molto più sola di lei perché lei aveva una matrigna e anche due sorellastre. Ah, beh, grazie di esserti ricordata di me. E io chi sono? Per te non sono mai esistita. No, sono nessuno, no, forse. Ti sbagli, guarda che sono so tua zia Titina che ti adora. Questo non c'entra col sentirsi sola. Vuoi che ti legga qualcosa? Ti va? Vuoi? No. Davvero? No, ti ringrazio. Ora finisco di sistemare e poi mi metto a dormire. Non disturbo più. Sono molto felice che tu sia qui. Benvenuta, Flor. Benvenuta. Davvero non disturbo? Mm-hmm. No, mi fa piacere perché ti voglio tanto bene. Ti voglio tanto bene anch'io. Tesoro, dormi bene. Grazie di tutto. Ciao. Ciao. Buonanotte, tesoro. Ciao, Titina. A domani. Che c'è? Che è successo, Flor? Non è successo niente, Titina! Niente, niente, niente!